certezza del diritto e costruire le condizioni del diritto, perché a nessuno, scrive Bruno, non gli sia oltre lecito d'occupare con rapina e violenta usurpazione quello che ha comune utilità. Giordano Bruno, 10 anni prima del suo rogo, aveva scritto nel... Ho lottato, è già tanto, ho creduto nella mia vittoria, è già qualcosa essere arrivati fin qui. Non aver avuto paura di morire, aver preferito coraggiosa morte a vita da imbecilli. E ci lanciava questo monito ad ognuno. E tuttavia, sita, che anche se non vinci, tu sia degno di vivere. Quindi, noi vogliamo e dobbiamo essere i partigiani della lotta per la laicità, la dignità, la democrazia. Nel motto bruniano, resistere per esistere. Certi che, scriveva Bruno, nessun vincolo eterno, ma si alternano vicissitudini di carcere e di libertà, di vincolo e di liberazione dal vincolo. È conforme a natura aspirare a liberarsi dai vincoli. Due sono le mani per le quali è potenza legare ogni legge. L'una è quella della giustizia, scriveva Bruno, l'altra è della possibilità. Atteso che quantunque molte cose sono possibili che sono giuste, niente però è giusto che non sia possibile. Dormienti d'estate. Volevo ringraziare i liberi pensatori spagnoli che sono presenti e in rappresentanza qui nella piazza. E do ora la parola al professor Francesco De Martini. Francesco De Martini, professore di fisica quantistica, ha insegnato presso l'Università La Sapienza e all'estero. Le sue numerose pubblicazioni hanno ricevuto importanti riconoscimenti. E do quindi la parola al professore. Grazie. Dopo la lunga relazione, dopo la lunga e completa relazione della professoressa Mantello, che io ringrazio, io sarò molto breve, anche perché la parte scientifica di Bruno, cioè Bruno è difficilmente iscrivibile come scienziato in senso moderno. Voglio leggere, mi dispiace di non essere uno specialista di letteratura, anche perché Bruno ha la produzione bruniana è estremamente interessante dal punto di vista letterario. Leggo a questo proposito un passo di Italo Calvino nelle sue Lezioni Americane. Affronta la definizione del testo di Bruno. Lo spiritus fantasticus è, secondo Bruno, un mondo o un golfo mai saturabile di forme e di immagini. Io credo che attingere questo golfo della molteplicità potenziale sia indispensabile per ogni forma di conoscenza. La mente del poeta e in qualche momento decisivo la mente dello scienziato funzionano secondo un procedimento d'associazione d'immagine che è un sistema più veloce di collegare e scegliere fra le infinite forme del possibile e dell'impossibile. Questo è Italo Calvino nelle Lezioni Americane, aveva presente questa enorme capacità di associazioni di forme fantastiche con un linguaggio che però è molto difficile,
con un linguaggio che è difficile, ricchissimo. Sarebbe stato interessante qualcuno che si occupasse del suo aspetto letterario, perché è un linguaggio fatto di ossimori, di metafore, di metonimie. Quando Bruno dice nel candelaio vedrete dolci disgusti, piaceri amari, determinazione folle, fede fallite, zoppe speranze, carità di scarsi, questo è tipicamente il voler dichiarare di lavorare per ossimori. Ora capite che l'ossimoro nella scienza moderna, che l'ossimoro nella scienza non funziona, perché la scienza moderna ha bisogno di logica delle espressioni matematiche. Comunque, quello che è interessante è che Bruno è in certo senso fa parte di un'avventura scientifica molto interessante. Lui fa parte di appartiene a quella discriminante fra la scienza medievale di tipo ermetico e la scienza moderna che si chiama classica. In particolare Bruno è legato a una figura importante che si chiama Ermete Trimegisto, e Bruno è legato a una figura fantastica che era stata addirittura dalla Chiesa innalzata a livello del santo. Poi si è scoperto 10 anni dopo la morte di Bruno che questo Ermete Trimegisto non è mai esistito, è stata un'invenzione cattolica dei primi secoli dopo Cristo. Comunque tiene ancora quella tradizione magica, però pur essendo ascrivibile alla scienza moderna, ha avuto un'intuizione che è estremamente moderna. Bruno è stato uno dei primi che, quando parlava del cielo, guardava il cielo, così come ha fatto qualche anno dopo Galileo, mentre gli altri guardavano la Bibbia, lui guardava il cielo, e ha avuto questa intuizione del che io esprimo le sue parole. Dice nel suo De Umbris Idearum, scrive: una sola cosa è quella che definisce tutte le cose, uno solo è lo splendore della bellezza di tutte le cose, un solo fulgore luccica dalla moltitudine della specie, un solo è il corpo dell'ente universale, uno solo l'ordine, uno solo il governo, uno solo il principio e uno solo la fine, uno solo il primo e uno solo l'ultimo. Cioè questa unicità di un universo che lui definisce infinito, dove non esiste un centro, ed è per quello che in fondo poi la Chiesa Cattolica lo ha bruciato, perché lui ha superato addirittura la precedente versione eliocentrica, addirittura dicendo che non esiste un centro. Bene, questo è una cosmologica estremamente moderna. Noi in fisica non parliamo di infinito, perché in fisica l'infinito non esiste, l'infinito esiste soltanto in matematica. Eppure, quando prendete Einstein in un libro divulgativo, Einstein dice esattamente quello che Bruno dice: se ci domandiamo come debba venire considerato l'universo, inteso quale tutto, la prima risposta che si presenta da sé è certamente questa: l'universo è infinito per quanto riguarda lo spazio e il tempo. Esistono ovunque delle stelle, per cui la densità della materia, sebbene sia molto variabile nei particolari, è non di meno in media ovunque la stessa. Questo è esattamente quello che Bruno diceva. Naturalmente Bruno non sapeva, non poteva averlo detto, non averlo capito, che non sapeva che noi abitiamo siamo su un satellite, su un pianeta
di un sole che appartiene alla nostra galassia, è la nostra galassia che è la Via Lattea, a 20.000 miliardi di soli, 20.000 miliardi di stelle, e che finora sono state scoperte più di 100 miliardi di galassie, e che in questo istante, in questo momento, l'universo si sta espandendo alla velocità di 100 km al secondo. Quindi questo Bruno non lo sapeva, però è stato il primo che ha avuto questa idea, nessuno l'aveva avuta, legata alla gravità. Ultima cosa, questa idea è importante perché in quell'epoca nasce appunto Ermete Trismegisto, che era stato sul posto il dio del sole in egiziano. Lì nasce l'astronomia moderna. Naturalmente dopo Bruno c'è Galileo, poi c'è Keplero, il quale Keplero rimprovera a Galileo alcune idee che non ha citato di Bruno. E poi ci sarà Newton e poi la grande rivoluzione dopo 250 anni di Einstein. Comunque Bruno, pur appartenendo a un mondo scientifico prima dell'inizio dell'astronomia moderna, ha avuto questa idea fondamentale che si realizza, che noi vediamo realizzata adesso. Grazie. Grazie professore. Diamo ora la parola a Valerio Gigante. Non so se è già arrivato perché veniva da fuori e quindi non so se già è già qui con noi. Mi guardo intorno, non mi sembra, e quindi il teatro è una voce civile che prende e dà parola alla piazza. Ecco ora la performance di Anna Chiara Mantovani. La voglio presentare. Anna Chiara Mantovani, diplomata in recitazione al Piccolo di Milano, è attrice versatile. Mirabile è la sua interpretazione, incentrata sulla filosofia di Ludwig Feuerbach. Il mio secolo non mi fa paura. Joanna